Ragazzi, in questo video andiamo a vedere come funziona il Monkey Scalper. Allora, intanto partiamo da come si aggiunge su un grafico. Per prima cosa dobbiamo andare su indicatori. Adesso lo rimuoviamo così mostro tutta la procedura dall'inizio. Andiamo su indicatori, andiamo giù dove dice script su invito e se siete stati abilitati avrete a disposizione questi due. Andate su Monkey Scalper. E ve lo aggiungerà al grafico. Cosa importantissima, Monkey Scalper è studiato per time frame 5 minuti e per il Forex. Quindi vi consiglio di farvi un elenco delle valute principali, che sono quelle che andiamo a tradare, e di lasciare il grafico a 5 minuti quando volete utilizzare lo scalper. Quali sono le regole da seguire? Intanto lo scalper è collegato ad un canale Telegram a cui avrete accesso gratuito, che vi darà degli alert tipo questo, tipo euro yen, buy euro yen, il prezzo a cui viene rilevato l'opportunità, lo stop loss e il take profit. Quindi dovete andare a inserire all'interno della vostra MetaTrader stop loss, take profit e il lottaggio, che come sapete quello consigliato è 0,02 per ogni 100 euro che avete sul conto. Quindi, se ad esempio avete un conto da 500 euro, vi consiglio di entrare con un lottaggio pari a 0,10. Se ancora non conoscete la nozione di lottaggio, stop loss e take profit, vi invito a guardare all'interno del mio canale Telegram i primi 5 video del corso gratuito e avrete tutto più chiaro. Quindi, il lottaggio abbiamo detto 0,02 per ogni 100 euro sul conto. Lo stop loss e il take profit ci vengono indicati dallo canale Telegram. Ma cosa devo fare per andare a validare un'opportunità? Ad esempio, torniamo indietro nel tempo e vediamo l'ultimo alert che è arrivato su euro-dollaro. È arrivato qua ancora, non si vede, sulla chiusura di questa candela. Quindi ci arriva il messaggino. Mi raccomando, non fate riferimento ai quadrati che vedete qua in blu, ma fate riferimento al canale Telegram perché è più reattivo e più veloce. I quadratini potrebbero apparire con qualche secondo di ritardo. Quindi ci arriva buy sul canale Telegram. Cosa faccio? Vedete questo specchietto sulla destra nero? La prima cosa, devo andare a guardare questo specchietto. Vado a guardare questo specchietto, euro-dollaro. E vado a vedere questi due pallini che in questo caso sono verdi. Vedete? Pallino 1 verde, pallino 2 verde. Siccome l'alert è arrivato in buy, mi piace, quindi voglio che ci sia coerenza fra l'alert, quindi se buy significa rialzo, e questi due pallini verdi. Se vedete, per ogni valuta nella parte superiore ci dice il trend a tutti i time frame. In questo caso l'euro-dollaro a 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore, 4 ore nel giornaliero è crescente, è solo leggermente decrescente in M1, ma non fa niente, non ci interessa. Quindi ci arriva la nostra notifica, nella notifica ci indicherà come prezzo d'ingresso il prezzo a cui si trova il mercato alla chiusura della candela verde, in questo caso 0,99193. Ci indicherà il nostro take profit e il nostro stop loss con dei numeri. Quindi io vado semplicemente a vedere che i due pallini siano verdi e la seconda cosa che devo vedere è prendere questo strumento che vedete sulla destra, il righello, premerci sopra, mettermi all'inizio delle bande fino alla fine delle parti grigie. Vedete che in questo caso mi dà un valore 16,6, quindi la parte interna alle bande grigie. Io consiglio di entrare da 20 in su, ma 16,6 è molto vicino a 20. Quindi questa era una entrata limite, ma che si poteva anche fare. Quindi saremmo entrati con i parametri che ci indicava il nostro strumento, che in genere sono 10 pips e 10 pips, quindi più o meno saremmo entrati con lo stop qua. Quindi il mio obiettivo, il mio target qua. Facciamo una linea verde. Quindi il mio obiettivo era che il prezzo arrivasse fin qua, il mio paracadute si trovava circa qua giù, questo lo facciamo rosso. Che cos'è lo stop loss? E il mio paracadute mi permette di perdere, qualora mi vada contro l'operazione, solo una parte del mio capitale. Quindi
Operazione in corso. Vedete, sarebbe andata a take profit. Qua l'operazione si sarebbe chiusa registrandomi un profitto pari al 2% circa del mio capitale. Quindi, ricapitolando come funziona e cosa fare quando ricevo una notifica su Telegram. Guardo lo specchio, apro il grafico dello strumento di riferimento a 5 minuti. Guardo questo specchietto e vedo se le due palline sono entrambe verdi o entrambe rosse nella direzione in cui mi è arrivata la notifica. Vedo se c'è distanza fra le bande grigie, che deve essere di circa una ventina di pips. Se c'è distanza e mi piace, quindi se le bande grigie mi indicano che il prezzo ha un trend crescente, entro a mercato con i parametri che mi dà il mio indicatore. Ora, no, una cosa importantissima, ragazzi. Lo scalper è molto potente laddove c'è un trend, un andamento del mercato chiaro e definito, e in cui le bande sono, ad esempio, in questo caso, lo scalper è ideale. Vedete quanto sono distanti e come sono inclinate. Se vediamo che si iniziano a mettere orizzontali, lasciamo stare. Un'altra cosa da tenere in considerazione molto importante sono gli orari. Gli orari in cui questo strumento lavora meglio sono dalle 10 alle 13 del mattino e dalle 16 alle 19. Logicamente questo è un video esplicativo, semplice, base base. Nella descrizione dello strumento ve lo mostro. Avete anche le indicazioni che vi ho detto riassunte, ma la cosa bella della nostra community è che potete seguire le live gratuitamente che facciamo tutte le settimane, dove andiamo ad utilizzare lo strumento e facciamo anche delle vere e proprie domande e risposta. Quindi vi consiglio vivamente di collegarvi in maniera tale da migliorare sempre di più la vostra operatività. Ora, nello strumento, come vi dicevo, nella descrizione dello strumento trovate ciò che vi ho detto, quindi trada gli orari giusti, trada solo se vi è un trend chiaro e definito, verifica che i pallini rossi siano entrambi, i pallini siano entrambi rossi o entrambi verdi, non tradare a ridosso delle news a 3 stelle. Questa è un'altra cosa importante, in quanto dovete sempre dare un'occhiata al vostro calendario economico. Vi consiglio di utilizzare investing.com. Andate sul calendario economico. Allora, dove si trova qua? Preferisci la versione italiana? Sì. Allora, scrivete calendario economico. Lo trovate qua in strumenti, calendario economico e vi dà tutte le notizie di quel giorno. Oggi, logicamente, il mercato è chiuso, non ci sono notizie, quindi ci ha selezionato domani. Nei filtri potete impostare in maniera tale che vi dia direttamente le notizie a 3 stelle, che sono quelle più importanti. Fate applica. Se ci sono notizie a 3 stelle, ad esempio, domani alle 9:40 parlerà la presidente della BCE, quindi la Banca Centrale Europea, quindi non è consigliabile andare a tradare sull'euro domattina, almeno mezz'ora prima e mezz'ora dopo la news. Questo è quanto. Utilizzate, testate, vi posso garantire che otterrete grandi, grandi risultati.